Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di ABC Smart. Vi annuncio brevemente di cosa parleremo oggi. Parleremo di riunioni online e avremo il primo intervento che sarà tenuto da Alessandro Piazza, titolare di Ufficio Service, che ci parlerà della differenza fra smart working e telelavoro e come queste attività portano poi anche allo sviluppo di processi aziendali. E successivamente Roberto Bonacasa, CEO di OSM 1816, ci parlerà di come tenere una riunione online efficace. Io ho anche appena scoperto che oggi mi affiancherà nella conduzione Gianni Vacca, il nostro Ciao. direttore marketing di Play Marketing. Benvenuto, Gianni. Ciao, ciao. Sì, dovevo infiltrarmi per forza, se no, sai, di questi tempi, visto che parliamo di riunioni online, perché non farne una davanti a 50 Esatto, giustamente improvvisarla un po' così. Ma cosa ci fai qui quindi, Gianni? persone? No, a parte le battute, ci tenevo. No, in realtà noi abbiamo segnato alcune domande prima, quindi rubo il tempo ad Alessandro e Roberto per ribadire una cosa che abbiamo per chi ha frequentato i nostri webinar, abbiamo detto prima, cioè molti mi chiedevano: ma adesso che cosa dico? Quindi prima di entrare, che cosa dico alle persone, cosa dico ai clienti, no? Perché dice: ok, ho capito che devo dirgli qualcosa, forse. Però molti gli argomenti, vabbè, ma io cosa dico? La prima provocazione che volevo lasciare oggi, così animiamo un po' le persone che ci stanno seguendo, è porsi una domanda: se come azienda oggi non hai nulla da dire ai clienti perché l'azienda è chiusa, dice vabbè, ma cosa gli dico? Allora hai necessità di comunicare con loro solo per chiedere: compra questo, prova questo. Invece adesso è il momento di dare. È una provocazione, ovviamente, nessuno di quelli che ci ascolta in questa categoria, però se qualcuno si sta chiedendo: ma allora adesso cosa dico? Deve farsi una domanda magari indietro, cioè che cosa serve l'azienda, ecco, perché se non ha niente da dire. Ma magari Gianni puoi darci anche tu qualche suggerimento. Per esempio, se sono nell'ambito del turismo, dell'hotellerie, cosa posso dire ai miei clienti? Allora, facciamo tre esempi così non rubiamo troppo tempo. Allora, turismo, prima di tutto, la cosa che mi chiederei è: ci sono alcuni dati, tra l'altro, visto che molti, vedo tra le persone collegate, sono della montagna, insomma, Valtellina, o comunque hanno a che fare con il turismo alpino, diciamo. Questo sarà un trend perché le persone cercheranno, provate a immaginare, dopo tanto tempo rinchiuse in casa, cercheranno comunque relax da un lato, e quindi offriamo relax, sì, la montagna è perfetta, distanze sociali. La montagna potrebbe, adesso non è che bisogna tenere le persone isolate, però potrebbe dare questo relax alle persone. L'altra cosa, l'ho detto come battuta, visto che aumenteranno comunque divorzi o case, magari un po' di fughe destinate alle persone. Ecco, la montagna sicuramente sarà adatta. Comunque il messaggio nel turismo, capire i clienti e offrire loro qualcosa, comunque la gente avrà voglia di viaggiare. Ti posso fare altri due esempi, ma ripeto, senza rubare troppo tempo. Uno dobbiamo farlo a Jessica che ci ha chiesto di farlo, adesso senza specificare chi, nel settore degli infissi, ecco, per esempio chi ha infissi, quindi anche un settore che è legato a intervenire in casa delle persone, quindi magari è chiuso, potrebbe parlare di tutto quello che significa la sanificazione degli ambienti, quindi la sicurezza degli ambienti. Pensandoci, questa cosa potrebbe servire sia a chi ha già effettuato un'installazione, quindi qualche lavoro pregresso per fare un sopralluogo a casa, sia per chi magari deve decidere. Quindi, e questo potrebbe valere per chiunque opera nel mondo dell'arredo, per esempio, direttamente col cliente. Ho ultima pillola da lasciare, poi è chiaro che i settori sono mille, da lasciare, e per esempio i piccoli negozi, gli alimentari o quant'altro, questi con le difficoltà che hanno avuto Amazon o i grandi player, diciamo, della distribuzione online, quindi grandi attori della distribuzione online, fino a ieri erano i demoni che toglievano dal mercato tutti, adesso invece magari un piccolo rivenditore di alimentari, soprattutto, quindi di generi di utilizzo comune, di prossimità, in realtà può avere il suo successo anche contro colossi come può essere Amazon o altri distributori, proprio perché in questi mesi hanno dimostrato come, non per colpa loro, ma per quello che è stata la richiesta, essere insufficienti a coprire velocemente tutte le necessità. Invece un piccolo negozio di quartiere può fare la differenza con consegne più reattive, più sicure, più di qualità. Abbiamo avuto tra gli ospiti, forse ci abbiamo anche oggi, la Fiorida, per esempio, ecco, ma per fare un esempio, i prodotti che consegnano possono essere più
più smart di quello che non sono magari i grossi, ecco, senza citare no, adesso abbiamo fatto forse, vabbè. Perfetto Gianni, grazie mille. Quindi adesso che abbiamo capito cosa comunicare ai clienti, quindi come parlare con loro, come facciamo invece a comunicare con i nostri clienti interni, quindi con i collaboratori che sono all'interno delle aziende e come facciamo a farci sentire comunque vicini, anche se adesso siamo lontani dalla distanza? E se sei d'accordo, io lascerei la parola ad Alessandro Piazza, titolare di Ufficio Service. Assolutamente, anche perché senza le persone non si comunica nulla, quindi meglio sapere cosa fare con loro. Perfetto, grazie mille Gianni, ci vediamo a fine interventi per eventuali domande. Vi ricordo a tutti che possono scriverle utilizzando la chat, che sarà attiva durante tutta la durata del webinar.